Il primo classificato è, ladies and gentlemen, Matteo Bevilacqua! Complimenti! Complimenti! Concorsi di questa levatura con giuria popolare sono veramente casi unici e anche rari in questo paese. Io dico che lo step finale di ogni musicista è ovviamente il rapporto con il pubblico. Quindi la votazione da parte di una giuria popolare è sicuramente qualcosa che un po' anche esula da una giuria di professionisti, perché di fatto è il pubblico, è il rapporto con il pubblico che è il più veritiero e genuino. Ho apprezzato molto questo tipo di concorso che è alla sua nascita e spero abbia moltissime future edizioni. E concorsi così dovrebbero essercene molti di più. La Fondazione quest'anno ha deciso di proseguire nell'esperienza ai concerti a teatro, non potendo fare dal vivo è stato organizzato questo concorso online. È stata un'idea vincente, un'idea sicuramente che ha avuto successo non solo per il numero di partecipanti ma anche perché ha coinvolto il pubblico che normalmente veniva a teatro. La giuria popolare ha fatto le scelte giuste di scegliere questi tre grandi vincitori. Avevamo tre grandissimi vincitori. La giuria ha visto molto bene, ha votato tre ragazzi che sicuramente faranno la storia del pianoforte italiano. Sono rimasta molto colpita dallo svolgimento di questo concorso. Partecipo spesso sia come giurata che come presentatrice a tante competizioni internazionali, ma non ho mai visto un pubblico così attento e così educato, perché c'è stato prima della serata finale un processo proprio di avvicinamento del pubblico alla conoscenza di tutti i candidati e hanno seguito questa lunga serata veramente tutti gli spettatori con la partecipazione di essere la giuria che aveva la responsabilità di decretare il migliore dei tre. Veramente un'esperienza molto incoraggiante che mi auguro possa proseguire ancora e ancora. Questo è un numero uno. Dopo, ovviamente, le cose possono evolversi e vedremo.